Polemiche nei giorni scorsi, prima del Consiglio Comunale e stamani in aula. È stata una seduta particolarmente vissuta, quella che si è tenuta a Palazzo di Città, dove all'esame dell'Assise c'erano 10 punti all'ordine del giorno, quelli sui quali sono state sollevate non poche perplessità: l'IRPEF, le aliquote TASI, IMU e TARI, il nuovo regolamento dell'imposta di soggiorno. Come annunciato, assenti tra i banchi del Salone dei Marmi i consiglieri Dante Santoro e Corrado Naddeo. In Consiglio Comunale la proposta di aumentare la tassa di soggiorno per i turisti che pernottano presso le strutture della città di Salerno non solo nel periodo delle luci d'artista, lasciandola invece invariata durante il resto dell'anno. In effetti si voleva dare un segnale anche ai cittadini, ai residenti. Diciamo che i salernitani fanno parecchi sacrifici, non solo in termini finanziari ed economici, nel periodo soprattutto delle luci d'artista, che può essere paragonato a un periodo di alta stagione per la nostra città, analogo a quello di altri comuni, di altre città. Allora in questo caso siamo riusciti, insomma, attraverso questa proposta che ho formulato all'assessore, caldeggiata dai consiglieri, approvata nella commissione statuto di ieri, a proporre questo emendamento che prevede che solo in questo periodo, in particolare dal 1 ottobre di ogni anno al 31 gennaio, ci sarà l'aumento per le infrastrutture, cioè per la tassa di soggiorno. Quindi saranno gli ospiti a contribuire sostanzialmente con un euro in più rispetto al normale. E invece bed and breakfast e le locazioni cosiddette breve passeranno da 1 euro a 1,50 euro, ripeto, solo in questo periodo. È una sorta di risarcimento. Oltretutto, con questi fondi noi contiamo di proporre poi una serie di interventi per migliorare la qualità della vita dei salernitani durante il resto dell'anno, ma anche per dare maggiore decoro, offrire servizi più puntuali durante proprio quel periodo. A questo comune si costituisce parte civile per l'assassino di Chicca, la cagnolina massacrata da un delinquente, però non si costituisce parte civile per la vicenda penale del Crescent, stranezze della legge e delle istituzioni. Abbiamo però acquisito in Commissione di Trasparenza una notizia che approfondiremo, secondo la quale le abitazioni che stanno nell'edificio del Crescent sarebbero classificate come A2, cioè come delle case normali, come potrebbero stare sul Carmine, come potrebbero stare a Mariconda e come potrebbero stare anche nelle zone più periferiche della città. Questo fa effetto, fa specie, anche perché il Comune incasserebbe una minore IMU e questo potrebbe rappresentare un danno erariale. Indagheremo naturalmente nei prossimi giorni.